passo successivo all'attack è la realizzazione di un progetto utilizzando un software. Quindi noi facciamo una chirurgia implantare simulata posizionando gli impianti che sono presenti in una libreria all'interno dei software di progettazione implantare e cerchiamo di definire un piano di trattamento. Qualora non fosse possibile posizionare impianti per un difetto osseo, per esempio, noi possiamo sempre sulla base dei dati TAC richiedere la realizzazione di modelli anatomici tridimensionali che vengono creati con una tecnica che si chiama stereolitografia, una sorta di 3D printing, che ci consente di valutare direttamente l'anatomia del paziente avendo proprio sul nostro tavolo il modello dell'anatomia del paziente. Su questo modello noi poi possiamo progettare tutta una serie di interventi pre-implantari ricostruttivi per il paziente. Sono molti benefici che vanno da un beneficio molto generico di maggiore precisione, quindi di lavoro meglio eseguito, quindi lavoro più duraturo, lavoro esteticamente migliore e lavoro, diciamo così, ottimizzato per quanto sia possibile. E poi ci sono una serie di campi di utilizzo che sono per esempio la chirurgia che noi chiamiamo flapless, cioè senza lembo, è una chirurgia minimamente invasiva che consente il posizionamento degli impianti attraverso il tessuto gengivale senza la necessità di fare un'incisione e di dare i punti. Questo riduce moltissimo il gonfiore post-operatorio e con tecnica computer guidata si possono eseguire, se ci sono le indicazioni cliniche, molti interventi in modo molto semplice e anche di riabilitazione di arcate intere senza dare punti e senza tagliare. E inoltre, sempre utilizzando queste tecniche, è possibile precostruire una protesi di transizione che viene utilizzata immediatamente dopo il posizionamento degli impianti, che noi chiamiamo a carico immediato. Quindi il paziente nello stesso giorno dell'intervento può mettere gli impianti e anche avere subito i denti.